amici della Pallamano, un buon pomeriggio dalla Federazione Italiana Gioco Handball. Siamo a Misano Adriatico, sta per prendere il via la finale scudetto della categoria Under 14 maschile. Si affrontano Meraro e Pressano. Formazione e finale dunque tutta di matrice Trentino e Alto Atesina. Merano da una parte, Pressano dall'altra, velocissimi per presentare le due formazioni, con Merano che schiera Busetti, Casagrande, Dal Medico, Erstfaller, Freund, Klotz, Nagele, Prantner, Leo e Prantner, Max, Stampf, Zurstaller, Ivan, Zurstaller, Richard, Gligorjevic, Stankov e Urban. Allenatore è il signor Martin Prantl. Risponde Pressano dall'altra parte con Campestrini, Chistè, Di Muccio, Sterni, Giampiccolo, Marco e Simone Mengon, Micheli, Andrea e Marco Moser, Paolo Pisetta, Fabio Rizzoli e D'Accorsi. Allenatore è il signor Giuliano Martinati. Subito il palo colpito dal Pressano con Campestrini. Dirigono l'incontro i signori Andrea Bernardelle di Vicenza e Riccardo Dallamora di Venezia. Sono trascorsi 32 secondi di gioco, attacca Merano, 0-0 il risultato. C'è avanti Merano che prova l'offensiva, c'è il muro sulla conclusione di Gligorjevic. Attacca sempre Merano con Max Prantner, c'è fallo. Gligorjevic, poi Prantner. Il tiro tentato da Prantner e la parata controlla facile Andrea Moser, estremo difensore del Pressano, guidato, l'abbiamo detto, da mister Giuliano Martinati. Attacca il Pressano, i due fratelli Mengone, abbiamo avuto modo di vedere in campo durante lo scorso trofeo delle aree, sono i due terzini, il centrale è il numero 21, Marco Moser. Ha perso palla Pressano però, e allora può attaccare la formazione del Merano. C'è il fallo in attacco di Gligorjevic, palla persa. Attacca Pressano con Mengon, poi Moser. Mengon aveva provato a servire il pivot, pivot che è il numero 18 Campestrini. La palla sull'angolo dove non sbaglia Nicola Giampiccolo, il gol dell'1-0 in favore di Pressano quando si gioca da 2 minuti e 17 secondi del primo tempo. Finale scudetto Under 14 maschile Misano Adriatico nell'ambito dell'11° Festival della Pallamano. Prantner, poi Freund, ha provato lui il tiro, palla che finisce sul palo, poi torna lì e non ha sbagliato Prantner, che probabilmente non si aspettava che il pallone gli tornasse tra le mani. Sorride il mister Jürgen Prantner, anche allenatore della prima squadra in Serie A maschile, prima divisione nazionale. Intanto Mengon, sua penetrazione, torna avanti il Pressano 2-1, 3 minuti e 15 sul cronometro. Ed ancora un pienone qui al palazzetto dello sport di Misano Adriatico, che in tutte le finali, tanto del trofeo delle aree quanto di questi campionati italiani Under 14 maschile e femminile, ha fatto registrare il tra virgolette tutto esaurito. Intanto un gran bel gol, quello siglato da Dragan Gligorjevic con la maglia del Merano, 2-2. Ci avviciniamo al quarto minuto di gioco del primo tempo ed è Pressano ad attaccare con Mengon, Simone Mengon, numero 19, il gol del 3-2. Ha trovato una buona soluzione qui Mengon.
3-2 il risultato dunque. Freund, poi Gligorievic, Rantner, Dragan Gligorievic che va a impiegarsi come secondo pivot, il tentativo di Rantner, palla che finisce fuori, deve rientrare velocemente Merano, attacca Pressano con Moser, poi Marco Mengon, Simone Mengon, Moser ancora in posizione di centrale, l'incrocio fra i due fratelli Mengon, la penetrazione e c'è il gol del 4-2. Quando ci avviciniamo al quinto minuto della prima frazione di gioco, in avanti c'è Merano, abbiamo visto ricevere il pallone con il numero 57 Alex Casagrande, che è l'ala sinistra, l'ala destra del Pressano è il numero 58 Leo Prantner. Gligorievic, la penetrazione, c'è fallo, aveva parato Andrea Moser. La penetrazione di Freund che non sbaglia, e gol 4-3. Siamo al sesto minuto. Mengon, poi Moser che posiziona il pivot, bella palla, palla di Moser, davvero una bella palla per il suo pivot Campestrini, che poi non ha sbagliato. 5-3, è sempre avanti sul più 2 il Pressano. Freund, poi Gligorievic, il tentativo di sottomano era comunque sotto fallo, aveva subito fallo, la carica da parte del difensore di Pressano. Allora ancora Merano avanti con Gligorievic che serve Prantner, poi il pallone ancora per Leo Prantner e Max Prantner in attacco, il pallone lì e c'è il palo colpito da Freund dai 6 metri. Cartellino giallo per Moser, ma palla in mano al Pressano. A 3 in favore di Pressano, attacca il Pressano, c'è stata la parata, l'errore, c'è Merano avanti, il tiro di Prantner, c'è il tocco del muro ed il gol tratto in inganno, estremo difensore Andrea Moser, il gol dunque del 5-4. 8° minuto di gioco, Moser, il tiro di Mengon in penetrazione dai 7 metri, bella rete, 6-4 sul più 2 ancora Pressano. Time out richiesto dalla panchina del Merano, 6-4, 8° minuto e 23 secondi sul cronometro, primo tempo della finale scudetto dell'Under 14 maschile, Merano Pressano si affrontano.
si riprende a giocare, 6-4 il punteggio, conduce Pressano sul Merano. È la finale scudetto della categoria under 14 maschile. Quanti si sono collegati soltanto ora, ripetiamo, è Pressano che conduce 6-4. E naturalmente il nostro benvenuto in diretta dalla Federazione Italiana Gioco Handball, che trasmette in live streaming questo evento, come anche la finale scudetto dell'under 14 femminile, conclusasi poco fa con la vittoria, sempre qui sul campo di Misano Adriatico, del Pallamano Guerriere Malo, 12-8 contro la formazione della Petrarca Arezzo. Pallone intanto riconquistato da Merano, che può tornare ad attaccare con Gligorievic in palleggio, poi Prantner, la sua finta, Prantner sarà liberato bene, lo mura però Mengon, è bravo Mengon. Si torna avanti, Moser, Mengon, Moser, la penetrazione di Mengon ed è gol. E la rete del 7-4. Quando siamo al decimo minuto, mancano 10 secondi al decimo minuto del primo tempo qui a Misano Adriatico. La penetrazione cercata da Freund, difende bene Campestrini. Prantner, poi Freund, ha provato lui, dopo il fischio però, 9 metri all'ora, tacca di nuovo il Merano, c'è un fallo in attacco, lo sfondamento, Moser, due fratelli Mengon, come terzini Moser. Lo scalare è molto veloce, l'azione di Pressano che, c'è da dirlo, gioca bene. 8-4, nuovo massimo vantaggio del Pressano sulla formazione del Merano. Il tiro, attenzione, la rete di Freund che accorcia la distanza, 8-5. In avanti ora c'è di nuovo Pressano in maglia giallo-nera, la classica maglia giallo-nera. Siamo abituati a vedere anche sui campi della Serie A la formazione trentina, quest'anno semifinalista per lo scudetto. Intanto ha tentato, anzi ha trovato la rete, il numero 15 del Pressano, Fabio Rizzoli. 9-5, ancora più 4 per il Pressano. Avanti ora di nuovo Merano. Siamo al dodicesimo minuto del primo tempo, ricordiamo che per questi campionati italiani under 14 si gioca sulla base dei 20 minuti. Intanto è arrivata la rete realizzata da Marco Stamenkov, numero 62, c'è una marcatura uomo di Stamenkov, perde il pallone Pressano. Lo riconquista Freund, che poi serve Gligorievic, Prantner. Gligorievic ancora, Prantner. Freund in posizione di centrale, va a piazzare il proprio pivot. Il fallo su Prantner, 9-6 risultato, conduce Pressano ancora. Prantner. Poi si gira benissimo Freund, un bel gol il suo, una bella azione individuale. 9 Pressano, 7 Merano.
Ci avviciniamo al 14esimo minuto. Ultimi 6 da giocare in questo primo tempo. Campestrini prova con caparbietà e si conquista un 9 metri. Moser, poi la penetrazione di Mengon che trova la rete. 10-7, c'è un cartellino giallo per Max Prantler. Abbiamo visto il bel gesto fra Mengon e Prantler, che si sono comunque dati la mano dopo essere caduti assieme. Bello anche fra i più piccoli dell'Under 14 vedere questi gesti di amicizia. Il tiro di Gligorovic per Merano finisce fuori, è entrato Maximilian Exfaller con il numero 52 nelle fila del Merano. 10-7 il risultato, conduce Pressano. Mengon che si alza dalla distanza, ha parato con il numero 16 Luca Busetti, estremo difensore del Merano. Exfaller, poi Prantler, Grigorievic, Exfaller, l'incrocio, Grigorievic prova la penetrazione, non riesce però a infilarsi. Prantler, le sue finte, Prantler picchia sul pallone Mengon, c'è fallo però. Stamflu è il pivot del Merano. Grigorievic, la sua penetrazione, ha parato, poi il pallone che torna nelle mani di Lucas Stampl che non sbaglia. 10-8, aveva trovato un primo intervento positivo Andrea Moser, portiere della Pressano. Il pallone è finito nelle mani di Stampl che non ha sbagliato. 10-8, meno 2 Merano. Tentato, commettendo fallo in attacco però, Nicola Giampiccolo. Attacca di nuovo Merano. Il tentativo di Prantler che ora rimane a terra, è caduto male Max Prantler. Ancora a terra, si rialza ora Max Prantler, c'è l'ammonizione per Jürgen Prantler sulla panchina del Merano. Rimane comunque in campo Max Prantler, dunque nulla di grave fortunatamente, sembrava un brutto colpo alla spalla, invece si è rialzato fortunatamente senza problemi Grigorievic. Poi la rete di Marco Stamenkov. 9 Merano, 10 Pressano, ridotto a una sola rete il vantaggio della compagine trentina.
che attacca ora con Moser, prova a servire Campestrini. È stato un fallo e allora Mengon prova a servire Campestrini, prova Mengon, Campestrini, vediamo la sua caparbietà, ha commesso però infrazione di piede, toccato il pallone con il piede, dunque Gligorjevic, il Merano avanti, siamo al 17esimo, il fallo su Gligorjevic, si ricomincia dai 9 metri in favore della formazione altoatesina. Stampl che rimette in gioco Freund, Gligorjevic, Freund, Prantner, Freund, l'incrocio per Gligorjevic, poi Prantner, Gligorjevic, ha trovato un bel tiro sul piede destro, un bel gesto tecnico, palla che colpisce il palo, time out richiesto dalla panchina del Bressano, vuole parlarci su mister Giuliano Martinati, 10-9 risultato in favore dei suoi ragazzi, siamo al 17esimo minuto e 38 secondi del primo tempo. Ultimi 2 minuti e 40 secondi del primo tempo, finale scudetto della categoria Under 14 maschile, si affrontano Merano e Bressano che conduce 10-9, c'è un fallo in attacco fischiato a Campestrini, perde il pallone il Bressano, attacca Merano con Freund che prova l'offensiva, c'è fallo su di lui. Prantner, Freund, Gligorjevic, Stamenkov, la penetrazione tentata da Prantl, poi per Leo Prantl, perde l'equilibrio qui Freund, equilibrio e pallone, in attacco torna di nuovo il Bressano, 10-9. Moser, forse aveva lo spazio per andare lui adesso, provato comunque a servire il pivot Campestrini, ha perso il pallone però. Allora Freund, Gligorjevic, poi Prantner su Prantner. Ancora la penetrazione, il gol di Prantner, il pareggio del Merano che ha annullato uno svantaggio di 4 reti. Pareggio dunque del Merano a 40 secondi dalla fine del primo tempo, è tutto da rifare. Moser, poi il tiro tentato da Rizzoli, ha parato però Busetti. Intanto allo scadere dell'11-10 il gol realizzato da Nicola Giampiccolo per il Bressano. Ultimi 3 secondi, Prantle murato il suo tiro, finisce il primo tempo 11 Bressano, 10 Merano. Noi torniamo in telecronaca fra qualche istante per il secondo tempo di questa finale per lo scudetto categoria Under 14 maschile.
Tutto pronto per riprendere il secondo tempo di nuovo, un bentornati in diretta da Misano da parte della Federazione Italiana Giuoco Handball. Finale scudetto under 14 maschile in campo, Pressano e Merano conduce 11-10. Il Pressano che nel corso del primo tempo era stato avanti anche fino al più 4, poi il contro break di Merano che ha ricucito lo strappo fino alla parità 10-10 nel finale, la rete del momentaneo vantaggio di Pressano 11-10. Ha cambiato difesa intanto la formazione trentina che ora si schiera con una 5-1 piuttosto schiacciata, comunque con Mengon avanti. È stato il muro proprio di Mengon. Si può ricominciare in attacco con Pressano, Mengon, Moser. C'è sempre la marcatura uomo di Stankov su Mengon. Intanto il tiro dall'ala vincente di Nicola Giampiccolo. 12 Pressano, 10 Merano. Trascorsi appena 50 secondi del secondo tempo, ultimi 20 minuti che dividono una delle due formazioni dalla conquista del titolo di campione d'Italia 2013-2014 categoria under 14 maschile. Siamo, lo ricordiamo, a Misano Adriatico nell'ambito dell'undicesimo festival della pallamano italiana. Attacca Gligorjevic, c'è fallo. Intanto approfittiamo per darvi una notizia che arriva sempre qui da Misano Adriatico, dalle spiagge di Misano Adriatico dove si gioca il campionato italiano di beach handball. È il culmine della prima edizione dell'Italian Beach Handball Tour. Nel femminile l'esercito Figiaca Futura Roma si è aggiudicata il titolo italiano, lo scudetto, battendo in finale 2-0 la pallamano Mezzocorona. In attacco ora Moser, poi Mengon. Probabilmente siamo tornati sulla gara. Campestrini, prova lui, tutta la caparbietà, e fa un gran gol Campestrini qui, 13-10. Dopo due minuti in vantaggio di nuovo Pressano e di nuovo sul più 3 adesso. Freund, Gligorjevic, Freund, la finte di Prantner, poi Leo Prantner, Max Prantner si alza, scarica su Freund che tira in appoggio sul piede destro, ha parato facile facile in questo frangente il numero 16 Alessio Di Muccio, che ha sostituito il compagno Andrea Moser tra i pali del Pressano nel corso del primo tempo. Moser, Mengon se non sbaglia il nuovo break in avvio di secondo tempo, firmato Pressano, 14-10 adesso, più 4, è un vantaggio importante, ma c'è ancora tanto da giocare. Il tiro intanto a sorpresa di Freund che non sbaglia, 14-11 adesso. Moser intanto ha recuperato il pallone, Prantner, poi Freund, Gligorjevic, Prantner che si alza, toccato da Mengon al tiro, c'è fallo. Gligorjevic, il tiro, palo, e poi c'è l'invasione fischiata a Stamenkov. Thank you.
attacca Mengon, sicuramente il migliore in campo del Pressano. Mengon, ancora una penetrazione vincente per il 15-11. Siamo al quinto minuto e Jürgen Prantner sulla panchina del Merano non ci sta, prova a fermare il break, a interrompere il break. Con questo timeout. Si riprende a giocare Merano in attacco, deve recuperare uno svantaggio di 4 reti, 15-11 quando siamo al quinto minuto del secondo tempo. Finale scudetto della categoria Under 14 maschile qui a Misano Adriatico. Gligorjevic, poi Prantner per il fratello Max Prantner, penetrazione di Freund che ha sbagliato, ha parato facendo al meglio il suo mestiere Alessio Di Muccio. Sempre 15-11, doppia marcatura uomo di Verano adesso sui due Mengon. Non è eccellente la difesa del Verano, è eccellente la risposta però di Busetti sulla conclusione di Nicola Giampiccolo. Vediamo Mengon, fa suo il pallone, Mengon va in penetrazione, scarica su Campestrini, è il gol del 16-11. Siamo al sesto minuto del secondo tempo. Attacca Merano. Gligorjevic va a concludere, palo, c'è fallo però. Attacca sempre Gligorjevic per Freund, poi Prantner, Freund, Gligorjevic. Non trova spazio Merano però perché difende con grande intensità Pressano. Gligorjevic ha parato Di Muccio ancora con colpo al volto adesso, ma c'è fallo in attacco, lo sfondamento rischiato al Merano. Mengon che libera ancora Campestrini, si capiscono benissimo i due. 17-11, nuovo massimo vantaggio del Pressano adesso, più 6 quando siamo al settimo minuto e 25 secondi di gioco. In avanti Freund che si inserisce bene. 9 metri. Gligorjevic, poi Freund, provato a liberare Stample, palla persa però,
contropiede, il tiro e la rete del 18-11, il gol è firmato Fabio Rizzoli, ancora incrementa il proprio vantaggio il Pressano. Ottavo minuto e 35 secondi del secondo tempo. Stampl, c'è fallo su di lui, difende benissimo Pressano, che in 9 minuti praticamente ha subito appena 2 reti. Questa è la seconda, firmata Gligorjevic. 9 minuto, 12 Merano, 18 Pressano, solita doppia marcatura uomo sui fratelli Mengon di Prantner e Stamenkov. L'errore al tiro qui di Rizzoli. Grigorjevic, poi Stamenkov, battuto di Muccio, 18-13 adesso. Attacca Pressano, Moser, Campestrini, Rizzoli. L'apertura, spazio per concludere e segnare Nicola Giampiccolo. Non è impeccabile qui la difesa di Prantner. 19-13. Siamo giunti al decimo minuto, metà del secondo tempo. In avanti Merano, c'è il fallo su Prantner. Gligorjevic, la sua finta, il tiro ha parato di Muccio e poi palla sulla traversa. Ottimo l'impatto sulla gara di Muccio, qui ha perso il pallone ora in modo ingenuo Mengon. E si arrabbia Martinati in panchina. La finta di Freund, tiro dai 7 metri, c'è un 2 minuti per il numero 20 del Pressano, Nicola Giampiccolo. Dai 7 metri va Gligorjevic, parerà di Muccio il palo colpito da Gligorjevic, che tiene Merano sempre sotto di 6 reti. Attacca Moser, palla che finisce fuori. La velocità ora del Merano, che torna ad attaccare in 7 contro 7, diventato Stampl come pivot. Prantner, Freund, Prantner ancora, le sue finte, bellissima la palla per Stampl, ha parato di Muccio, che spettacolo di Muccio, sta dando veramente il meglio. Entrato nel secondo tempo, la palla che finisce fuori, 19-13 ancora. Mengon, Martinat, il tiro e il gol. Gol siglato da Davide Campestrini, 20-13 adesso. Tanto altra notizia dalle spiagge di Misano, sempre Grosseto B, campione d'Italia per il campionato maschile di beach handball, battuto 2-1 il Grosseto A, gli shootout 17-22, il risultato del primo set 15-14, il secondo agli shootout 8-6 per la formazione allenata da Vincenzo Maratino.
Dunque, lo ripetiamo, ricapitolando: Esercito PGH, Futura Roma e Pallamano Grosseto B, campioni d'Italia femminile e maschile rispettivamente per il campionato italiano di beach handball, giunto al termine dell'Italian Beach Handball Tour, che ha visto svolgersi quest'anno la sua prima edizione con una serie di tappe lungo tutta la penisola italiana. Intanto ha parato ancora di lusso per il Pressano, che conduce 20-13. Si riconquista bene il pallone Rizzoli, poi commette passi e perde il possesso della sfera Stamenkov dai 6 metri. Stample non sbaglia. 20-14, siamo al 13° minuto e 35 secondi di gioco. Conduce sempre Merano sul punteggio comunque. Giampiccolo, frazione di passi per lui. Freund che scarica il tiro. Ha parato di Muccio, è rimasto a terra Freund. Nulla di grave per Freund, che riprende regolarmente il suo posto in difesa. Moser conduce l'attacco del Pressano. Giampiccolo, Mengon si libera bene, poi Mengon il suo tentativo sotto fallo. Si alza Mengon, ha parato Busetti. Ultimi 5 minuti e mezzo di gioco, le finte, ruba il pallone per un attimo Mengon, poi lo riconquista Freund per il Merano. Freund ha parato di Muccio ancora. Mengon che va in palleggio, Mengon, le sue finte, poi scarica, bravissimo a scaricare per Giampiccolo, che però sbaglia, anzi era Rizzoli che ha concluso ma non ha centrato la porta. Palo esterno per lui, intanto Gregorievic, anche lui poi colpisce il palo. 20-14, 15 minuti e 18, anzi 20 secondi di gioco del secondo tempo, si chiude al 20°. Moser, Rizzoli, poi ancora Moser, bellissima palla di Moser, bellissima palla per Campestrini. È davvero già bello di per sé vedere queste giocate poi in una finale under 14, lo ricordiamo. È sicuramente gradevole vedere giocate di questa caratura. Intanto il timeout richiesto da Jürgen Prantler, siamo al 15° minuto e 53 secondi del secondo tempo, match che si chiude al 20° e conduce il Pressano sul Merano 21-14. Si riprende a giocare, è rientrato in posizione di centrale per il
Merano, Maximilian Exfaller, Grigolevic, poi Prantner. Il tentativo di sottomano a parato di Muccio ancora. 21 a 14 il risultato quando siamo al sedicesimo minuto del secondo tempo. È scivolato qui Grigolevic, nulla di fatto, passano i minuti. 21 a 14 il risultato in favore del Merano. 22esima rete, la firma Mengon. 22 a 14, siamo giunti al 17esimo minuto di gioco, al 20esimo si chiude la contesa. Il tiro fuori misura di Grigolevic. Attacca ora Giampiccolo, poi Moser che aveva provato a scaricare per Campestrini. Tiene comunque il pallone tra le mani Bressano con Mengon che scarica, libera sull'ala, invasione però di Giampiccolo. Sostituzione nelle fila del Merano, entra con il numero 63 Schurz-Thaler. Attacca il Bressano, il Merano scusate. Exfaller, poi il tiro di Grigolevic, ha parato di Muccio, ancora Sabbia, Bressano verso la conquista del titolo, perché il risultato è di 22 a 14, 8 reti e resta da giocare un minuto e mezzo. Moser, Rizzoli, Moser, bella palla per Giampiccolo che non sbaglia. 23 a 14, nuovo massimo vantaggio del Bressano, più 9. Ultimi 50 secondi di gioco. Exfaller, poi Prantner. Exfaller, Stampfl che ha provato, era comunque dopo il fischio, dunque 9 metri, 38 secondi, Prantner tira lui, ha parato ancora di Muccio. Un po' di confusione adesso, è Stamenkov riuscito a rubare il pallone. Ultimi 20 secondi da giocare di questa finale scudetto, è fatta per il Bressano ormai. 10 secondi, Exfaller, 3 secondi, finisce così, il Bressano è campione d'Italia 2013-2014 per la categoria Under 14 maschile. Bressano campione d'Italia, vittoria questa che si affianca a quella del Malo nella categoria Under 14 femminile. Lo ripetiamo dunque, Bressano campione d'Italia. Chiudiamo con questo bel gesto di sportività dei ragazzi del Merano, sconfitti in finale ma che come prima cosa hanno salutato gli avversari vittoriosi. Dunque Bressano campione d'Italia finisce qui, grazie per averci seguito da parte della Federazione Italiana Gioco Handball, una buona serata e naturalmente aggiornamenti da pgh.it con tutti i risultati di questo festival della pallamano e sul campionato italiano di beach handball. Grazie ancora per averci seguito, buona serata.